Ciao ragazzi, nei giorni scorsi sono stato contattato da Elegoo che mi ha chiesto se fossi interessato a provare la versione 4.0 del loro Smart Robot Car Kit. 2 anni fa vi avevo parlato della versione 3.0 di questo simpatico robottino a forma di macchina e così ho accettato per vedere le novità presenti nell'ultima revisione del prodotto. Esattamente come per il vecchio kit 3.0, anche il nuovo viene venduto in una confezione in cartone molto curata. All'interno ci sono 4 scatoline che contengono ciascuna parte delle componenti che andranno montate per costruire il robot. Assieme ad esse è presente un manuale che spiega passo passo cosa assemblare e come fare i collegamenti. Prima di procedere, perciò, montiamo il nostro robot.
Perfetto, la costruzione richiede un po' di tempo, poiché ci sono diversi pezzettini da incastrare, ma nulla di complicato. Basta fare bene attenzione alle figure disegnate nella guida, altrimenti si rischia di dover smontare qualcosa e ripetere i passaggi. Una volta che la macchinina è costruita, è sufficiente spostare lo switch della batteria su on e il robot sarà pronto a ricevere comandi. Comandi che possono essere impartiti con il telecomandino fornito in dotazione, oppure via Wi-Fi con un'applicazione da installare sullo smartphone, cosa che personalmente consiglio di fare poiché il telecomando utilizza gli infrarossi e bisogna essere molto vicini al robot affinché recepisca cosa fare. E poi non è sempre preciso, con l'app invece tutto è più fluido e controllabile a distanze maggiori. Detto questo, che cosa cambia rispetto al modello 3.0? Beh, alcune delle funzioni del nuovo kit sono le medesime del passato. Il robot continua ad avere un sensore che sfrutta gli ultrasuoni per vedere se c'è un ostacolo davanti e quindi, usando l'apposita modalità Obstacle Avoidance, la macchina può evitare gli ostacoli. Oppure il robot continua a disporre di un sensore che consente di individuare un tracciato sulla superficie che sta percorrendo e quindi, usando l'apposita modalità Line Tracking, la macchinina può seguire un percorso disegnato con una linea nera. A tal proposito, in confezione è presente del nastro isolante nero che può appunto essere usato per creare dei circuiti. Ecco, queste due funzioni c'erano già col Car Kit 3.0. Con il 4.0 è stata aggiunta la camera, cosa che permette di implementare altre due funzionalità. La prima è quando si usa l'app sullo smartphone, la visione di che cosa sta inquadrando il robot. E visto che la camera è posta sopra un servomotore, essa può essere ruotata in orizzontale di circa 90 gradi a sinistra o 90 gradi a destra. La seconda possibilità è quella di farci seguire dal robot. Attivando la rispettiva modalità Auto Follow è possibile mettere qualcosa davanti alla camera, come la nostra gamba o un qualsiasi altro oggetto, e muovendo tale oggetto il robot cercherà di seguirlo automaticamente. Piccola nota, affinché sia possibile utilizzare la camera tramite l'app, è necessario spostare la levetta sulla expansion board da upload a cam. Inutile dire che la macchinina può anche essere guidata in modalità completamente manuale, ma lo scopo principale del kit è quello di far avvicinare i ragazzi o comunque gli utilizzatori alla programmazione. E questo può essere fatto in due modi. Se si utilizza l'app sullo smartphone, c'è un'apposita sezione che consente di creare delle sequenze di azioni da compiere semplicemente aggregando nodi ed eventi. Un nodo istruisce il robot su cosa fare e per quanto tempo farlo. L'evento scatena l'azione da fare in determinate circostanze. Ad esempio, banalmente, alla pressione del tasto Start si istruisce il robot ad eseguire una data sequenza di operazioni, oppure si può far avanzare il robot finché non trova un ostacolo e poi in tal caso fargli portare a compimento un'altra operazione e via discorrendo. I blocchetti sono trascinabili col dito e possono essere incastrati tra loro come quando si compone un puzzle. La seconda modalità invece è più complessa, ma ovviamente consente di fare molto di più. Dato che il robot ha al suo cuore Arduino Uno, beh, tale microcontroller può essere liberamente programmato. Dal sito ufficiale di Elegoo, trovate il link nella descrizione qui in basso, è possibile scaricare i codici sorgenti ed i tutorial per iniziare a smanettare e da lì, fondamentalmente, si apre un mondo. Attenzione, per poter caricare il software su Arduino occorre spostare la levetta da CAM ad Upload ed ovviamente va utilizzato l'Arduino IDE che è compatibile con tutti i sistemi operativi. Ne abbiamo già parlato tante volte in passato, quindi se siete interessati rimando ad altri miei video che trovate linkati qui in alto tra le schede o in descrizione. Detto ciò, anche se esteticamente parlando il modello 3 ed il 4 sono difficilmente distinguibili l'uno dall'altro, a parte la presenza della camera sul più recente, in realtà sono state fatte varie piccole modifiche qui lì. Ad esempio, il kit 3.0 prevedeva una componente apposita per il controllo dei motori delle ruote, componente posizionata nella parte inferiore della struttura. Questa componente, nel nuovo, è integrata direttamente nella expansions board, montata sopra l'Arduino Uno. Il modulo Wi-Fi prende il posto del vecchio Bluetooth, che prima era pure un po' troppo esposto, ora è fissato con una vite e non è più sporgente. Il ricevitore ad infrarossi ora è posto in un punto più esterno, così che possa ricevere meglio i comandi, ed il modulo per il line tracking ha adesso i sensori posti in verticale anziché orizzontale. Insomma, tante piccole migliorie che perfezionano il prodotto e ne rendono anche più semplice e sicuro l'assemblaggio. Inutile dire che se già la versione 3.0 mi era piaciuta, questa 4.0 non può essere da meno, mantiene tutte le caratteristiche del passato e ne aggiunge di nuove interessanti. Certo, se si è già possessori del vecchio kit, spendere 60-70 euro il prezzo del nuovo prodotto in vendita su Amazon solo per avere in più la camera forse non è il massimo. Se invece non si ha il vecchio modello, beh, ovviamente ha senso puntare direttamente a quello nuovo anziché acquistare il precedente che comunque è ancora in vendita. In generale, il prezzo è in linea con ciò
ciò che viene offerto. Come sapete, in passato ho costruito da me, completamente da zero, un robot che alla fine, pezzo dopo pezzo, è diventato praticamente identico a questo, con le medesime funzionalità, line tracking, camera, ultrasuoni per gli ostacoli, eccetera. Solo di componenti, facendo due conti, ho speso circa la stessa cifra e nel conto non ci metto né tutto il codice che ho dovuto scrivere da me, ore ed ore di programmazione, e nemmeno il fatto che, esteticamente parlando, qui abbiamo un prodotto commerciale ben rifinito e ben impacchettato, mentre lì, uno decisamente amatoriale. Lo Smart Robot Car Kit è consigliato dai, diciamo, 10-12 anni in su. Ci sono tante piccole o minuscole componenti, tra bulloni e viti eccetera, che me ne fanno sconsigliare l'assemblaggio ad età inferiori, se i ragazzi non sono seguiti da adulti. Ecco, tutta la fase di costruzione ed apprendimento iniziale sono, secondo me, esperienze che possono davvero essere piacevoli da condividere con i propri figli, oppure appunto utili per far avvicinare i ragazzi alla programmazione. Così come gli altri kit prodotti dall'azienda, anche questo può essere un bel regalo, ad esempio a Natale. Voi che ne dite? Vi attirano questi kit oppure siete più interessati a fare tutto da zero? Vi aspetto nei commenti per sapere la vostra. Direi che è tutto. Spero che abbiate trovato utile questo video. Mi fermo qui, vi saluto e ci sentiamo presto. Ciao!